Sarri torna ad occupare la panchina del Tamburrini a 2 anni e 9 mesi di distanza da quel Montegiorgio Campobasso che segnò il suo ultimo gettone alla guida dei calzaturieri in un torneo poi interrotto per il Covid-19. Dopo le recenti esperienze con Viterbese e Fermana, il navigato tecnico riprende il filo del discorso per tentare di soccorrere un Montegiorgio in piena zona play-out e afflitto da gravi carenze in fase realizzativa. La vittoria di domenica scorsa firmata Diop sul campo del Roma City rappresenta un buon viatico per il match casalingo con la Vastese, avanti in classifica di una sola lunghezza. Padroni di casa con il 4-3-3, Cardoni e Albanesi affiancano Antichi, riferimento centrale, panchina per Tenkorang, Pampano e Perpepai. Il mister della Vastese Lucarelli predispone un 3-5-2, in avanti Busetto e Di Nardo, miglior realizzatore abruzzese con 4 centri all'attivo. Dirige Balducci di Empoli, sostanziale equilibrio negli scontri diretti fin qui disputati con 2 vittorie per parte e 3 pareggi. Dopo appena un minuto Antichi, liberato da Cardoni, punta la porta ma non conclude, favorendo il recupero della difesa ospite. Al quarto un angolo velenoso di De Angelis mette in difficoltà del giudice, bravo a recuperare la posizione. Ancora Montegiorgio al 16esimo, Albanesi da posizione decentrata non trova la porta con il portiere fuori dai pali. La Vastese abbassa i ritmi con il baricentro basso e un solido possesso palla che smorzano il tenore dell'iniziativa montegiorgese. Si va all'intervallo sullo 0-0. Al quarto della ripresa, gol annullato per offside alla Vastese al culmine di un furioso batti e ribatti in area. Un minuto dopo Maiorano colpisce l'esterno della rete, abruzzesi più intraprendenti in questo primo scorcio della ripresa. Baldassarri richiama Monza e Antichi, dentro Santoro e Tenkorang. Vastese pericolosissima al 12esimo, Busetto spara da distanza ravvicinata, monumentale Perini che salva la porta del Montegiorgio. Una direzione di gara a tratti sprezzante e troppo permissiva surriscalda gli animi, ne fa le spese Baldassarri, allontanato per proteste su segnalazione del guardalino. Il Montegiorgio però mantiene la barra dritta e al 18esimo passa. Cardoni con coraggio calcia da lunga distanza e sorprende del giudice, visibilmente impreparato nella circostanza. È l'1-0 per il Montegiorgio. Lucarelli passa ad un 4-2-4 iperoffensivo con 4 cambi in rapida successione. Da sottolineare l'ingresso di Bracaglia, match winner contro la Samb, oltre a Ricciardo e Calì, autori di gol pesanti contro Termoli e Roma City. Baldassarri sostituisce invece Albanesi con Pampano, che al 32esimo ha sul destro la palla del 2-0, del giudice si salva con il piede. La Vastese si disunisce con il passare dei minuti, il Montegiorgio diventa letale in campo aperto con la forza di un tridente d'attacco letteralmente rigenerato dai cambi oculati predisposti da Baldassarri. Al 35esimo Tenkorang da posizione centrale scarica una conclusione imparabile, nulla da fare questa volta per del giudice, è il 2-0 per il Montegiorgio. Al 37esimo Forconesi schiaffeggia oltre la traversa una volée di sinistro scagliata da Bracaglia. Un minuto più tardi Santoro arrotonda il punteggio sul 3-0 con un tocco dolcissimo ad eludere l'uscita del portiere. Seconda vittoria consecutiva per il Montegiorgio, che mette il naso fuori dalla zona retrocessione. Tanti segnali positivi per Baldassarri, soprattutto provenienti dal reparto offensivo. Verdetto severo, quasi paradossale per la Vastese. Incassato il primo gol nel momento migliore nell'arco dei 90 minuti, gli abruzzesi si sono letteralmente sgretolati, non producendo la minima reazione. Sentiamo le opinioni dei due tecnici. Mister Baldassarri, una vittoria meritata, rotonda, che vi dà una grande spinta sia negli equilibri della classifica che nelle vostre consapevolezze. Sì, più la seconda parte, più il fatto di essere consapevoli che ce la possiamo giocare con tutti, è chiaro, non tante volte gli avversari magari sono più esperti, sono più attrezzati, però la forza di questa squadra sta nella grande umiltà con cui partecipano agli allenamenti durante la settimana. Io, va bene, sono qui da 15 giorni, però vedo grande attenzione, vedo voglia di imparare per quello che posso, per le mie conoscenze, e niente, poi vengono fuori queste partite, c'è molta soddisfazione e molto, molto orgoglio. Fino ad oggi eravate il peggior attacco, oggi sono arrivate 3 reti. Su cosa ha potuto lavorare in questi 15 giorni e su cosa si può ulteriormente migliorare? Ma cosa possiamo migliorare? Questa è una squadra giovanissima, quindi secondo me abbiamo anche ancora margini di miglioramento, perché in qualche fase della partita la gestione della palla non è corretta. Dobbiamo migliorare su questo.
Dove abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato intanto sul fatto della convinzione, abbiamo messo dentro probabilmente nuove idee, no? Un nuovo modo di proporre calcio e i ragazzi lo stanno facendo. Poi ecco, la soddisfazione più grande è aver regalato alla gente, ma anche alla società, questa vittoria che ci permette un'altra settimana di lavorare tranquilli. Però già l'ho detto in ospedale, dove domenica ci aspetta un'altra battaglia, che tutte le domeniche è tutta una battaglia, perché noi siamo il Monte Giorgio e dobbiamo battagliare sempre. Mister Lucarelli, un verdetto molto severo, quasi paradossale per la sua Vastese, nel momento in cui stavate esercitando una buona supremazia territoriale, avete preso questo gol su un tiro dalla distanza, poi la partita si è indirizzata un po' a favore del Monte Giorgio. Sì, è vero, però bisogna analizzare pure il primo tempo, dove c'è stato un approccio sbagliato da parte della mia squadra, dove dovevamo iniziare e fare un altro tipo di partita. Secondo me non ci siamo riusciti, quindi abbiamo buttato via un tempo molto equilibrato dove Monte Giorgio è stato bravo. Nel secondo tempo ci abbiamo provato, ma secondo me le cose devono iniziare dal primo minuto. Invece nel secondo tempo, i primi 20 minuti sembrava addirittura che potevamo avere il sopravvento, in realtà poi un episodio, ma il calcio funziona così, quindi la vittoria del Monte Giorgio è meritata e bisogna solo essere capaci adesso di ricominciare subito, di reagire, di rifare subito una settimana importante per fare un risultato già domenica prossima.